Nomadelfia News 7 giugno 2014. Dal 19 al 23 maggio le scuole elementari sono state in gita a Montesilvano. Vedremo poi alcune immagini del saggio musicale di giovedì 5 giugno. Sono Attilio, faccio parte della parrocchia di San Giovanni Bosco. Insieme a Silvia siamo stati delegati dalla nostra comunità per organizzare l'ospitalità dei figli di Nomadelfia che frequentano le classi delle elementari. Dopo il primo momento di accoglienza i bambini si sono sistemati, alcuni maschietti nella parrocchia e altre le bimbe si sono sistemate nella casa della fraternità Betania. E il primo vero e proprio incontro con la parrocchia è stato una semplice merenda insieme ai bambini della scuola familiare e ai loro fratelli. Dopodiché Don Gian Pietro ha fatto visitare loro la parrocchia, che è stata ristrutturata da qualche anno. E il giorno successivo invece ci siamo concentrati sulla visita di Montesilvano e del territorio, che è molto urbanizzato. E accanto a questo costruire di Montesilvano abbiamo fatto vedere loro le risorse che comunque il territorio presenta. Sicuramente le risposte che la parrocchia San Giovanni Bosco ha dato ad alcune difficoltà e necessità del territorio, come la cura dei disabili o anche degli anziani, e ad altre risorse che sono la spiaggia, la pineta. E poi i bambini hanno visitato la scuola familiare dell'infanzia e poi ci siamo spostati invece a un territorio più ampio, quello di Pescara, e quindi i bimbi hanno potuto visitare il porto, il museo del mare, l'industria ittica, per poi andare al centro della nostra fede, che è la cattedrale di Pescara dedicata a San Cetteo. E giovedì invece i bimbi si sono recati ad Atri, dove hanno potuto vedere questa cittadina che ha origini romane, e la cattedrale, il museo e poi un fenomeno naturale che è quello dei calanchi. E molto importante di questa giornata è stato anche l'incontro con le Clarisse di Atri del monastero di Santa Chiara. E una delle particolarità di questa gita è stata sicuramente il fatto che ogni sera i bambini e gli adulti, i giovani, hanno potuto incontrare una parte di questa comunità, a partire dai ragazzi che vanno dai 15 ai 18 anni, bambini delle medie e delle elementari, e le famiglie e tutti gli educatori scout e AC. Appena arrivati alla scuola familiare, i bimbi ci hanno accolto con una canzone. Poi ci siamo presentati uno alla volta, tutti quanti. Al centro Recupero Rapaci ci hanno spiegato che non accolgono solo rapaci, ma anche altri animali feriti. Ci hanno mostrato alcuni uccelli che stanno curando e lo scheletro di alcuni animali. Entrati nella fabbrica dove si lavora il pesce, abbiamo visto tanti tipi di pesci. Io sono rimasta colpita da due pesci spada che pesavano 25 kg. Mercoledì siamo andati a visitare il museo del mare. C'erano vari animali acquatici, c'era una mostra di conchiglie da tutto il mondo. A guardare il ponte venivano i brividi, perché sembrava che le corde di acciaio da un momento all'altro si potessero rompere. Mercoledì siamo andati a Pescara a visitare la cattedrale di San Cetteo.
siamo andati a fare un bagno al mare. Nell'acqua nuotavamo e giocavamo a rincorrerci. Giovedì siamo andati ad Atri, dove abbiamo visto i calanchi, venditi colline argillose scavate dalla pioggia. Mi ha colpito molto vedere le suore di clausura contente. Anche se non escono dal monastero, sul loro volto c'è un gran sorriso. A casa Margherita vivono anziani che erano soli e non avevano nessuno che si occupava di loro. Mi ha fatto piacere poter ospitare i ragazzi della scuola elementare, la scuola familiare di Nomadelfia, perché è il frutto di questa collaborazione, di questo rapporto che c'è con Nomadelfia, e la presenza loro in questi giorni ci ha aiutato anche a guardare bene quello che e l'educazione che si dà a Nomadelfia. Abbiamo visto bambini, ragazzi sereni, abbiamo visto interessati soprattutto a quello che gli si proponeva, a quello che gli si diceva. E questo dice che è frutto di un metodo educativo che pensa al ragazzo, che cura il ragazzo. Io sono riconoscente che abbiano scelto la parrocchia nostra per stare in questi pochi giorni, perché sono stato un incoraggiamento per alcune iniziative che in parrocchia si stanno muovendo in questo tempo, e cioè quello di cominciare a pensare ai ragazzi, pensare che mettendo loro, come dice il Vangelo, al primo posto, si possono fare delle, si può organizzare, ecco, diciamo, la società che li rispetti di più, che sia più attenta ai loro reali bisogni, che li aiuti a entrare in una dimensione di vera cultura, cioè vera consapevolezza di quello che vivono, in quale mondo stanno, e che in questo mondo devono crescere però persone libere, autonome, aperte a un futuro di speranza. E questo loro lo sperimentano in Nomadelfia, lo sperimentano nella fraternità, e ci indicano che la via della fraternità è la via anche della vera civiltà, della vera cultura.